Ehi, buonasera. Buonasera a tutti, buongiorno, dipende dall'orario in cui guardate i video. Io sono Franco Ladino sulla Terra e sto passeggiando qua. Guardate che bello sto posto. Qua già ci sono stato. Sembra un bel posto dove passeggiare. Ma qui dove c'è, diciamo, dove la vegetazione impedisce al sole di arrivare per troppo tempo, diciamo, qua sul fondo, perché c'è stata una parte prima che è stata difficilissima, difficilissima. È stata un po' più difficile perché, insomma, la vegetazione si sta facendo strada, diciamo, sta prendendo possesso di tutto, quindi ho dovuto un po' faticare. Stare attento con l'equilibrio, con dove mettere i piedi, i rovi che si impigliano dappertutto. E va bene, no problem. Io qua, come ho detto, qua già ci sono stato e questa è la prima volta che ho visto tanta vegetazione all'inizio, tanta da difficoltare, da rendere difficile l'entrata. Poi qua, ripeto, forse perché le cime degli alberi coprono la luce solare e quindi è difficile per le piantine crescere. Mi faccio strada qua, un bel posto. Oggi è il 3 maggio del 2024. Sul canale dell'Alieno sulla Terra ci sono, mi sembra, 359 iscritti. Piano piano si cresce, ma ormai dopo più di 2 anni diciamo che l'obiettivo di fare un canale che piacesse a tanti è fallito questo obiettivo. Va bene, farò un canale che piace a me e a qualcun altro, perché comunque qualcuno ancora c'è che guarda i video, che commenta e questo mi fa piacere. Si va avanti. Voglio fare un video senza editing, farò un video senza nessun tipo di tagli, per questo prima di entrare sono andato avanti un po', comunque non andrò avanti tantissimo perché è pur sempre fine pomeriggio, inizia la sera e qua può fare buio e comunque io come sempre non ho avvisato nessuno che venivo qua, non ho portato nulla con me, ho bevuto un po' d'acqua prima in macchina, solo questo. Non ho portato, ripeto, niente, non ho un coltellino, non ho niente, il telefono non prende, quindi sono irreperibile e disperso perché veramente non ho avvisato proprio nessuno. E vabbè, questo io lo faccio sempre. Io faccio sempre tutto da solo, la maggior parte delle cose, soprattutto le cose che mi piacciono, le faccio da solo. Questo lo faccio fin da bambino. Fin da bambino, giocare da solo, con cose che sembra piacere solo a me. Vabbè. Poi ho anche avuto la fortuna, diciamo, di non avere giocattoli, troppi giocattoli da piccolo. Quindi per me il divertimento viene boh, dal semplice stare in un posto, dal semplice respirare, dal semplice riempirmi gli occhi con un panorama che mi piace. Ne sto solo con i miei pensieri e me la godo senza bisogno di, se la, non so, di troppe cianfrusaglie, di troppa attrezzatura. E niente, da solo. Solo con il mio cellulare, che questo almeno ce l'ho e mi registro i momenti dove sono in giro. E vabbè, fra video lunghi e video brevi, ormai ci sono più di 300 video sul canale. Una bella fetta di pensieri miei sul cellulare.
sul canale. Quasi continua questo posto qua, ogni volta che ci vengo mi viene voglia di arrivare lontano, ma ripeto, non potrò andare lontanissimo perché devo tornare indietro. Non c'è possibilità di andare troppo lontano. Faccio un piccolo ostacolo, un tronco caduto, niente di problematico per chi ha le gambe lunghe. Vado avanti altri 5 minutini, mi fermo un po', mi godo il silenzio e poi torno indietro. Franco l'alino sulla terra, che cammina da solo sulla terra, che gioca da solo, che fa tutto da solo, quasi tutto da solo. Mando un abbraccio a tutti, chiunque ci sia all'ascolto, e ci vediamo prossimamente. Sì, prossimamente, con altri video. Ciao, vi lascio un po' di panorama qua. Non so se mentre cammino trema troppo. Dovrei portarmi qua una gallina per mettergli il cellulare in testa, che la gallina alla testa la tiene ferma. Vabbè. Tutto solo.